Buonasera a tutte e a tutti, bentornati per questa seconda lettura d'Antis del ciclo autunnale, del nostro ciclo autunnale. Abbiamo grande piacere di avere qui con noi un amico, uno studioso, una persona che tanto dà e ha dato e darà, credo, alla cultura dantesca di tutti noi. Io ho sempre imparato molte cose dal suo lavoro e quindi sono doppiamente felice della sua presenza oggi qua giù. Rodney Locai è uno studioso di chiara fama, oggi effettivamente, ha insegnato in varie sedi universitarie, tra cui Melbourne, Edimburgo, ed è stato professore per più di un decennio, professore di latino medievale umanistico, però, alla Sapienza di Roma. Oggi è docente di filologia italiana all'Università Core di Enna. E la sua esperienza di studio, di ricerca, di insegnamento lo ha portato a importanti traguardi e riconoscimenti anche. Ricordo in particolare che è stato proposto come membro per il Consiglio Ministeriale sulla internazionalizzazione del sistema universitario italiano, che è un impegno non da poco, ed è stato nominato anche esplicitamente una eccellenza in ambito accademico dal Senato della Repubblica. Studioso appunto di letteratura latina e italiana del basso medioevo e della prima età moderna, ha al suo attivo parecchie monografie, come è anche ovvio immaginare. Mi piace ricordare un suo dotto volume intitolato Amicizia nel Rinascimento, sui Carmi di Baldassarre Castiglione e Domizio Falcone, uscito a Roma nel 18, mi pare, sì, nel 2018. Ma naturalmente è naturale che lui sia qui anche e soprattutto in veste di dantista, e quindi non posso non menzionare il suo lavoro, non solo per il nostro fortunato volume del Dante Bilingue, dell'edizione di tutte le opere di Dante con la versione inglese uscito nel 2021, ma mi riferisco in particolare alla curatela sua delle sezioni dedicate alla monarchia e alle epistole dantesche per le opere latine di Dante delle edizioni Salerno di Roma. È membro di varie accademie, l'Accademia Properziana del Subasio, vero? Sì, della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, ma anche del Consiglio Esecutivo dell'Associazione Americana di Studi Neolatini ed altro. Dunque è davvero un piacere per me dargli la parola e anche la nostra medaglia, che è un po' il sigillo dei nostri dantisti, che so tutti conservano con grande piacere. Assieme a uno dei nostri recenti volumi della collana e l'opere eseguite. Grazie Rodney. Grazie. Grazie. La lettura di oggi pomeriggio la dedico al mio compianto maestro, è venuto a mancare 20 anni fa quest'anno, Giorgio Brugnoli, esimio filologo classico, nonché dantista, costui appunto raffigurato nella fotografia. Siamo qui a parlare di Purgatorio 11. Purgatorio 11, come già introdotto una settimana fa dal professor, amico, collega Darrell Acono, tratta, induce a purgarsi del peccato della superbia. Allora, qualche considerazione preliminare per ad entrarci proprio nel testo. Allora,
Il succo del discorso a Purgatorio 11 coinvolge Dante personalmente. È per cui il discorso che faremo poi sul superamento delle varie generazioni di artisti, che siano miniaturisti, che siano poeti o magari anche pittori, poco importa da questo punto di vista. Benvenute, accomodatevi. Per cui in realtà i primi 10 canti del Purgatorio ci preparano a questo tipo di discorso. Già l'incontro con il musicista Casella in spiaggia ci prepara appunto in tal senso. Poi il connubio con i giunchi dell'umiltà con cui Dante, personaggio, si cinge la vita, già ci prepara appunto la grande tematica della umiltà, perché nel canto undicesimo c'è questo, come dire, c'è la superbia da combattere, di cui purgarsi per l'appunto, dall'altra appunto c'è l'antidoto, e l'antidoto sarà appunto l'umiltà. Per cui c'è questa danza appunto fra questi due elementi che appunto saranno caratterizzanti. E, da tenere presenti quelle lapidi, quei bassorilievi che avevamo visto a Purgatorio 10, i tre che raffigurano, sui quali appunto i purganti, le anime purganti sono costrette per questi massi che hanno appunto sulle spalle a contemplare, quindi tre immagini rappresentanti appunto umiltà da più punti di vista. L'umiltà della Vergine Maria, cui viene annunciato appunto la futura nascita del Cristo come prima immagine, e poi il re Davide, quel salmista, l'umile salmista, che fa questa danza, no? Quando appunto arriva l'arca dell'alleanza. Cose che Nicole, la moglie, prende come vede e interpreta come disdicevole, ma in realtà appunto è un atto di umiltà regia. Poi Traiano, l'episodio di Traiano e la vedova, episodio in cui Traiano dimostra appunto un'umiltà di tipo imperiale, per cui la madre di Dio, un re, il salmista per antonomasia, e un imperatore sono capaci di estrema umiltà, antidoto appunto alla superbia. Allora, Purgatorio 11 si struttura nel modo seguente. Ci sono quattro parti. La prima parte va dal verso primo al verso 24 e riguarda una preghiera. La preghiera che insegna umiltà, per l'appunto. E vedremo appunto questa preghiera sia anche arricchita dalla presenza umbratile di un'altra preghiera, di un cantico francescano, del cantico francescano per antonomasia, appunto il cantico delle creature. E quindi appunto all'incipit del canto c'è la presenza di un modello francescano implicito. Poi la seconda parte, dal verso 25-45, la descrizione è uno scambio fra Dante e Virgilio, descrizione della prima cornice, siamo appunto già dal Purgatorio 10 in realtà, entrati nel Purgatorio propriamente detto, e poi con la necessità di trovare un varco, un modo in cui magari salire sempre più suso. Poi la terza parte è occupata dalla affabulazione di Umberto Aldo Brandeschi, questo, come dire, come definirlo, un figlio di, il classico figlio di nobile, che occupa appunto la parte centrale del canto, e poi la quarta parte che si suddivide a sua volta in due parti in realtà. Chi parla è Oderisi da Gubbio, e alle mie spalle ci sono anche altri amici, non le vedete, però ci sono, che mi hanno fornito preziosissime informazioni, forse nuove, sul conto di Oderisi. E Oderisi appunto insiste sul discorso accennato prima, su questo superamento a vicenda
nelle varie generazioni di artisti, poeti, letterati. Nella seconda parte del discorso di Odedisi, Odedisi va a parlare di un presuntuoso, Provenzan Salvani, despota, dittatore di Siena, dove vedremo poi in limine un altro modello francescano sottaciuto, già in realtà identificato, riconosciuto a fine 1829, però in realtà anche oggi cercheremo di gettare nuova luce su questo modello francescano. Per cui c'è un modello francescano all'inizio implicito, sia all'inizio del canto, sia alla fine del canto. Quindi l'alfa e l'omega del canto, appunto, da leggersi in chiave francescana. Perché appunto la chiave francescana è quella giusta per, come dire, offrire l'antidoto necessario a questo male, il primo dei mali, il primo dei sette peccati, così definiti da San Gregorio Magno, appunto quello della superbia. Quindi con, appunto, avendo detto ciò, allora entriamo appunto in medias res con la lettura del canto. Allora, in questa prima parte abbiamo detto, abbiamo a che fare con una preghiera. Allora, la preghiera è il Pater Noster. Allora, ovviamente lo conosciamo tutti, il Pater Noster qui es in Caelis, in forma latina, ma è un aspetto sul quale la dantistica ha poco insistito in realtà, perché non è scontato che un poeta nel 300 traduca una parte importante del Nuovo Testamento, Sic Simpliciter. Le prime traduzioni legittime, autorizzate della Vulgata di Girolamo non appariranno fino a fine 400 in realtà. No? Poi bisogna aspettare ovviamente Vaticano II e degli anni 60 del Novecento per avere tutta una Bibbia appunto autorizzata a tout court. Per cui già una prima considerazione da tenere presente. E alla luce di queste prime considerazioni, ovviamente Dante si trova a non poterla, come dire, tradurre verbo ad verbum, il Pater Noster. Per cui fa una glossa, fa una rivisitazione, no? E in questa rivisitazione, questa parafrasi del Pater Noster, inserisce termini che prende proprio di peso dal cantico delle creature. Allora, se magari vediamo il testo, o Padre nostro che nei cieli stai, non circonscritto ma per più amore che ai primi effetti di lassù tu hai, laudato sì il tuo nome, eccetera, eccetera. Allora, già dal punto di vista programmatico l'attacco qui è ricchissimo. Poniamo l'attenzione già sul verbo stai, cioè Dante sceglie di tradurre qui es in cielis, che tu sei nei cieli, per cui sì è una scelta di campo lessicale, perché verbo più umile rispetto al verbo stare e rispetto al verbo essere, ma anche dal punto di vista teologico, perché non circunscritto è citazione diretta. È citazione diretta di San Tommaso, la Summa Teologica, in cui Tommaso dice esplicitamente Deus est. Esiste ovunque Dio, circumscriptus non est. Quindi chiaramente Dio sì ama le prime cose create, che ai primi effetti di lassù tu hai. Però in realtà Dante ci sta dicendo, in forma umile, per l'appunto, che Dio è ovunque, cosa che impareremo poi più esplicitamente ancora a Paradiso 3, in bocca a Piccarda. Poi abbiamo un trittico, un uso programmatico ovviamente, che rappresenta la Trinità. Se poniamo magari mente al primo verso, Padre nostro, poi amore, le parole rimanti
amore, valore, vapore. Quindi padre, amore, valore, vapore. Allora abbiamo la Trinità. In che senso abbiamo la Trinità? Abbiamo il padre, ovviamente. L'amore, l'amore è più paradossalmente è più problematico. L'amore come caritas, amor, ubi caritas et amor, Deus ibi est, come generica dichiarazione, forse appunto Paolino d'Aquilea, però in realtà bisogna tenere presenti altri due luoghi, sempre il Paradiso 33, nel ventre tuo si raccese l'amore, quindi chiaramente un riferimento esplicito al Cristo. Paradiso 33, 145, l'amore che muove il sole, l'altra stella, ovviamente la forza, la potenza appunto della seconda persona. Quindi valore, amore, valore come appunto ipostasi, come appunto potenza, l'estrinsecarsi del Figlio incarnato. Poi vapore, vapore e sapienza, fonte vetro testamentaria, vapor est enim virtutis Dei, quindi è la virtus, la virtù, la potenza attraverso cui Dante, Dio informa in senso etimologico l'universo. Questo da una parte, sul versante teologico. Sul versante invece, questo dialogo fra poeti teologi, Dante da una parte, poi in limine San Francesco. Al quarto verso, laudato sia il tuo nome, il tuo valore, da ogni creatura. Allora, non abbiamo il tempo per, sviscerare il testo dal punto di vista prettamente francescano, a livello proprio lessicale. Però poi, per noi che ci occupiamo, personalmente mi sono molto occupato proprio della ricezione del cantico delle creature, anche da parte di Dante, proprio qui fra l'altro, Dante ci risolve un problema annoso, perché per chi non lo sapesse c'è un problema non indifferente nel cantico delle creature a proposito della effettiva funzione della preposizione sia cum, no, del primo verso, sia per, laudato mi Signore per tutte le tue creature, eccetera, frate sole, eccetera, eccetera. E per cui se si tratti di complemento di agente o magari un tramite o magari a pro di, cioè fiumi d'inchiostro si sono versati proprio su questa vexata questione. Che Dante ci risolve? Introducendo come? Introducendo appunto la preposizione di, e quindi da ogni creatura al verso 5, quindi esplicitamente Dante intende il cum e il per francescani come complemento di agente. Quindi appunto sono il frate fuoco, la morte, sorella luna, eccetera, che devono appunto lodare il Signore. Poi il parallelismo fra il cantico da una parte e la preghiera dantesca, la parafrasi dantesca, non finisce qua. Dal punto di vista lessicale ci sarebbe da dire, e lo diremo magari in un'altra sede, anche ieri a Pisa abbiamo appunto parlato a lungo proprio di questo argomento. Dal punto di vista invece strutturale, anche qui in qualche modo Dante è emulo di Francesco. Francesco che nel cantico emula a sua volta il Cristo, Gesù, dove appunto la fonte precipua non è, come dice Tommaso d'Acellano, il profeta Daniele, bensì le beatitudini, il discorso sul monte, quindi il maestro, l'insegnante per antonomasia, per Francesco, è Gesù direttamente. E quindi Dante aveva capito, non aveva capito questo nesso intimo? Se l'aveva capito, allora anche qui la struttura, guarda caso, è identica in questa prima parte rispetto al cantico francescano. 8 lasse, cosiddette lasse nel cantico, 8 terzine,
in questa prima parte del canto undicesimo, e più su questo magari appunto in altra sede. Andiamo avanti, perché il tempo qua è tiranno, decisamente tiranno. Allora, alla verso 11, allora magari nelle zone meno problematiche glisserò, perché ci sono delle zone più densamente problematiche su cui appunto bisognerà insistere maggiormente. Per cui magari in questa prima parte, allora in questa parafrasi, che se conosciamo magari il Padre Nostro, alla luce, non solo alla luce del cantico francescano, qui non ci sono problemi esegetici in realtà, se non magari alcuni elementi sui quali non si insiste a sufficienza. Ad esempio, al verso 11, Osanna non è solo interiazione, ma San Girolamo nel trattato De Nominibus Hebraicis spiega che Osanna vuol dire tu salvifica, tu Dio salvaci. E questo è importante, perché chiaramente armati di umiltà il grido, no, del cristiano a Dio, appunto quello della salvezza. Poi andiamo avanti, verso 13. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la quale per questo aspro diserto aretro va chi più di gir s'affanna. Allora qui il discorso si fa complesso in realtà, perché qui ci sono fonti indirette e dirette, cioè inter e intratestuali. Intertestuali innanzitutto. Quotidiana manna. Allora, io ho consultato, non dico mille, però dozzine di edizioni critiche proprio su Purgatori 11. Dicono tutte sì che Dante fa un mix, un'amalgama di luoghi tratti sia da Matteo sia da Luca per arrivare alla propria parafrasi. Nessuno dice, qui ad esempio quotidiana è Luca. Allora Luca, il Padre Nostro in Luca, il terzo evangelista sinottico, è più parco, più breve, più semplice, fra virgolette, semplice. Però Luca, e questo lo dice Dante anche nel Convivio, Luca è lo scriba della mansuetudine di Dio. Quindi Luca, rispetto al forte, prepotente, fra virgolette, sempre Matteo, Luca è quello che appunto presenta un Dio più mansueto, più umile. Per cui Luca in realtà viene preferito a Matteo da Dante. Poi fa un'altra cosa Dante: manna non c'è né in Luca, né in Matteo, né in Luca. Manna viene da Giovanni, il dottissimo Giovanni. E perché ciò? Perché sia Matteo sia Luca presentano panem, il pane quotidiano, no? Perché eliminare pane e mantenere il manna giovaneo? Perché il manna giovaneo, chiaramente, la manna, chiaramente è più apertamente, più, come dire, agevolmente comprensibile come dono di Dio, come munus Dei, rispetto al pane umano. Questo a livello intertestuale. A livello intratestuale, per questo aspro deserto, è rifacimento in breve dei primi versi di Inferno Primo. Ovviamente, questo aspro deserto. E poi si va, a retro va chi più di gir s'affanna, guarda caso, a Paradiso 11. Allora, va per la maggiore ormai da 15 anni, 20 anni, negli studi danteschi, il discorso delle cosiddette letture o verticali o parallele, no? Sappiamo da tempo appunto dei sesti, dei vari sesti, no? Però ci sono anche dei, come dire, parallelismi e lessicali, rimandi lessicali, ma rimandi anche tematici fra i vari canti di ogni cantica.
e appunto fra inferno 10-11, purgatorio 10-11 e guarda caso paradiso 10-11-12, ci sono appunto, c'è un'abbondanza di simili rimandi. E appunto il verso 15, a retro va chi più di gir s'affanna, appunto riapparirà quasi identico appunto nel linguaggio dell'incipit di Paradiso 11. Poi ci sono altri elementi che, allora, dal punto di vista tematico, ideologico, teologico, ovviamente quello della preghiera. I superbi sono tenuti, sono costretti, per questi massi appunto che vediamo qua, a vedere, rivedere i bassorilievi, esempi di umiltà, exempla, preclari di umiltà, a recitare appunto questa parafrasi dantesca del Pater Noster, forse appunto... Non vi ho detto anche un altro elemento importantissimo, abbiamo fatto vedere proprio un manoscritto, il 338 di Assisi, che lascia degli spazi appositamente per le notazioni musicali del cantico. Il manoscritto di cui in oggetto è di fine 2, inizio 300, quindi Dante vivo. Il che vuol dire che Dante poteva benissimo aver sentito cantare, effettivamente cantare il cantico francescano in piazza, sulle pubbliche piazze, appunto dopo le messe, come dire, estemporanee dei frati, dei frati francescani. Per cui magari se di, come dire, sforzo corale, di preghiera musicata, cantata appunto si tratta, forse magari c'è il concorso, un ricordo, una rimembranza da parte di Dante appunto del cantico francescano, non solo in liturgia del Pater Noster qui es in Celis, ma anche del cantico effettivamente cantato. Poi verso 20, nostra virtù che legger s'adona, sì, non sperimentare con l'antico avversario. Allora, s'adona gallicismo, preziosismo in realtà, perché la nostra anima appunto è pronta, sempre pronta appunto ad arrendersi, a darsi per vinta davanti all'antico avversario. L'antico avversario ovviamente è l'anticus hostis. Allora, Satana non viene mai menzionato esplicitamente, lo si vede come Lucifero, come Dite, no? Ma mai come Satana. Ma Satana in ebraico, guarda caso, vuol dire avversario. Per cui chiaramente Dante ci sta appunto spiegando appunto che Satana appunto è il nostro nemico in assoluto. E poi si va verso la fine della parafrasi. Ma il verso che termina appunto al verso 24, ma il sintagma Signor caro, con la mia come dire, gli studi condotti proprio sul cantico francescano, questo Signor caro qui non univerbato, però in francesco sì. Perché nel cantico abbiamo il Bon Signore, poi nel 338 di Assisi, quale forse rimando anche alla Dolce Provenza, il Bon Signore, ma anche il Mi Signore, sempre univerbato, che fa parte integrante appunto di quell'elemento anaforico usato appunto 8 volte. Per cui su cui riflettere, ecco, elemento su cui riflettere. Allora, io direi di andare avanti per, come dire, immergerci nella parte più densa, per fare appunto una visitazione esegetica più interessante, ed è qui. Allora, andiamo subito, perché vedo che il tempo qui veramente tiranno, andiamo subito appunto alla affabolazione di Umberto Aldobrandeschi. E siamo al verso 49. Il verso è: ma fu detto a man destra per la riva, con noi venite
e troverete il passo possibile a salire persona viva. Dante e Virgilio stanno cercando, come ho detto poc'anzi, appunto un varco, una scala, un modo per salire poi nella cornice successiva. E Umberto è il primo dei superbi che parla. La prima anima, anzi, nel purgatorio, propriamente detto, a parlare con i viandanti. E già questo fatto è indice di superbia. È lui per primo che si arroga il diritto di interloquire, appunto, con i viandanti. E non riesce da sotto il masso, appunto, vedere, no? Con chi sta parlando, e costui, Dante, dice Umberto, codesti ch'ancor vive e non si noma, guarderei io. Allora, abbiamo già capito che per Umberto Aldo Brandeschi è Dante ad essere scortese e superbo, perché non si presenta. Come si permette a non presentarsi a me, figlio di Conte, figlio del gran Tosco che stiamo per vedere nominato fra qualche verso. Umberto Aldo Brandeschi è, appunto, come ho detto prima, il classico figlio di superbo, in quanto, appunto, consapevole di appartenere a una schiatta, a una famiglia importantissima in Maremma, con tanti possedimenti che vanno, appunto, da Grosseto, che poi perderanno intorno a Siena. Sono acerrimi nemici del comune di Siena, come vedremo poi con Provenzan Salvani. Fierissimi, ma in realtà potentissimi sin dal decimo secolo, però è il classico figlio di, cioè lui, appunto, non nomina fatti propri, gesta proprie, bensì quelle, appunto, dei suoi avi. Lui è superbo in quanto discendente di nobile famiglia. Andiamo avanti, sì. Al verso 58, i fui latino, nato di un gran tosco, Guglielmo Aldo Brandesco fu mio padre. Non so se il nome suo già mai fu vosco, elemento ironico, come dire, ma come fai tu a non conoscere il mio padre? Per cui, appunto, è veramente. Poi altro elemento intertestuale: l'antico sangue messo in bocca a Umberto, l'antico sangue, l'opera leggiadre dei miei maggiori, non miei, ma dei miei avi, dei miei antenati, eccetera, eccetera, che fanno dimenticare, appunto, la comune madre Eva da cui tutti discendiamo. E qui Dante fa citare se stesso, perché, appunto, nel convivio, nell'esegesi, nell'autoesegesi della canzone Il Dolce Rime, ovviamente Dante aveva già prodotto una definizione, la definizione tradizionale di nobiltà, ma solo per confutarla. E guarda caso, Umberto, appunto, tira fuori quella definizione, o quasi quella definizione di nobiltà, che è evidentemente errata, perché l'unica nobiltà che esista è quella eventualmente individuale. Poi, altro elemento intertestuale che, appunto, denota, fa, appunto, come dire, ribadire la superbia di Umberto, è il verso 64, ogni uomo ebbe in dispetto tanto avante, eccetera. Avere in dispetto è sintagma già usato, guarda caso, da Farinata, dagli Uberti. E siamo, appunto, a Inferno 10, il superbo per antonomasia. E poi chiude la propria fabulazione, dovrò andare avanti molto più velocemente, alla terzina 70, 70, 71, 72, e qui conviene, ascoltate la fonetica qua,
E qui convien ch'io questo peso porti per lei tanto che a Dio si soddisfaccia, poiché io non fe tra vivi qui tra morti. Che cosa fa Dante? Questo è Dante poeta che indica questa chiusura, ascoltate questa alliterazione chiastica. Qui convien ch'io questo. Sono gli stessi suoni che Umberto usa in continuazione. Peso, porti, per, alliterazione pura, e poi tra. È come se Umberto fosse chiuso anche foneticamente, appunto in questo loop. Lo stesso loop appunto che è la prima cornice. Allora, poi con il verso 73, è la parte centrale del canto, c'è la fabulazione, il discorso di Oderisio da Gubbio. Allora, Oderisio da Gubbio, di Oderisio e di colui che Oderisio nomina, Franco Bolognese, sono due personaggi evidentemente molto noti ai tempi di Dante, ma di cui oggi si sa veramente ben poco. Allora, Oderisi nasce appunto a Gubbio, ora in Umbria, intorno alla metà del 200, dovrebbe morire intorno al 1299. Franco Bolognese, colui che lo supererà, morirà nel 1310 più o meno. Allora, noi sappiamo che Oderisi fu attivo e vi faccio vedere, ecco. Allora, grazie. Allora, questa immagine gira anche su internet, quindi non è niente di nuovo in realtà. La novità qua sta appunto nella quasi certezza di un fatto che vi sto per dire. Oderisi nasce e probabilmente muore quale decoratore delle iniziali. Il padre di nome Guido, anch'egli di Gubbio, no, che si era trasferito a Bologna, era pittore, quindi appunto fra gli storici dell'arte, umbri non umbri, noi siamo a Gubbio, proprio nell'archivio di Stato di Gubbio, nel fondo dei conventi soppressi di San Pietro di Gubbio, qua. Adesso appunto passate l'ipotesi per cui Oderisi si limitasse a decorare appunto le iniziali, no? E il padre poi a finire la decorazione. Motivo per cui chiaramente è stato difficile poi negli anni risalire appunto a opere proprie di Oderisi. Ma Oderisi poi fu un tipo evidentemente inseritissimo in quel commercio di manoscritti decorati a Bologna a metà 200 più o meno, fra appunto lo studio in bolognese e quello di Parigi. Tant'è che a un certo punto noi lo vediamo in un atto notarile, Oderisio da Gubbio, quale teste, è un atto di scambio, no? Di libri, di manoscritti legali a favore di tre scolari francesi. Uno fra questi scolari francesi non è altri che appunto Jean Demun, autore di Roman de la Rose. Quindi, che scriverà nel decennio successivo, negli anni 70-80, il Roman de la Rose. Però appunto, evidentemente, l'ambiente in cui era inserito il nostro Oderisi è questo. Nella terzina che va da 76-78, e videmi, e conobbimi, e chiamava, e vedremo anche nelle terzine successive questa insistenza sul onore, eccellenza e superbia. Che allora il fatto poi che Oderisi riconosca subito Dante è solo dalla voce, fra l'altro, fa piacere a Dante. Quindi è il primo indizio dell'ammissione di superbia appunto di Dante. Poi non vi parlo anche magari della inimicizia, come dire, perché Gubbio per Dante non poteva essere un'origine di cui andare fieri in realtà, perché il Podestà di Firenze, il libro del Chiodo per l'appunto, ai tempi dell'esilio di Dante, ossia colui che firmò l'esilio, era
di Gubbio, il podestà cante Gabrielli. Per cui Gubbio appunto non doveva suonare tanto appunto, come dire, come provenienza amica per Dante. Allora, Dante tiene presente anche un altro fatto che magari a noi moderni può sfuggire. Se questa immagine fu effettivamente, cioè se è prodotto della mano di Oderisi da Gubbio, o magari col connubio fra Oderisi e il padre Guido, questa pagina invece è di Franco Bolognese e si vede cioè un salto di qualità palpabile. Anche questa pagina è di Franco Bolognese. Allora, gli storici dell'arte, più che filologi danteschi, che si sono per primi accostati all'esegesi del testo, avevano identificato questo manoscritto che stiamo vedendo, questo manoscritto del Vaticano, questo manoscritto, questo è di Oderisi, non può essere di Oderisi, perché Oderisi appunto muore nel 1299, questo è un manoscritto trecentesco. Però il passaggio fra questa lettera decorata, miniata, decorata, rubricata, decorata, miniata, con gli ebrei che piangono sul fiume di Babilonia, qui sotto, a questo poi di Franco Bolognese e a questo poi di un anonimo trecentesco, d'inizio Trecento, abbiamo delle immagini splendide, abbiamo qui San Giorgio che viene decapitato, abbiamo anche il boia che lo decapita, appunto in margine, e appunto c'è una traslazio del corpo, anzi della testa di San Giorgio, e l'anonimo decoratore disegna anche la stessa chiesa dove viene appunto portata questa testa. Per cui, ecco, immagini che appunto alludono a questo superamento fra le varie generazioni. Allora, la parte centrale del canto lo conosciamo tutti, credo. Credeteci, ma bue nella pittura, tenerlo campo e ora giotto il grido, sì che la fame di colui è scura. Il salto fra l'eccellenza in campo pittorico e l'eccellenza in campo, come dire, nel campo della poesia, non è automatico. E lo fa poi un umile miniaturista, fra l'altro, Oderisi, no? Però ovviamente questo è Dante che parla attraverso, appunto, Oderisi. Sappiamo anche che il grido che adesso tiene Giotto è il grido che ritroveremo al verso 102, ossia spiegato al verso 102, muta nome perché muta lato, ossia la mutevolezza del favore popolare. Questa non è superbia alla Umberto Aldobrandeschi, questa è, come dire, compiacersi del fatto di essere riconosciuti, come dirà Dante, come dire, sulla scia di Persio e di Orazio, compiacersi di essere additati. È lui, di questo punto si compiace Dante, di questo punto parla, e di questo parla in questa serie di parole rimanti, grido, guido, nido, no? In questa metafora aviaria venatoria che si richiama chiaramente al Guinizelli di Bologna, anche lui, come lo stesso Oderisi, al Corgentil, eccetera, eccetera, ma anche alla caccia della Volgari illustre, no? La pantera dantesca nelle Volgari. Io direi di andare verso la fine del dialogo, appunto, fabulazione di Oderisi, al verso 109, che inizia: colui che del cammin si poco piglia. Allora, avevamo visto sopra Pappo ed Indi, adesso Sen Pispiglia al verso 111, come appunto quello stai, anziché sei, al primo verso, come scelte di campo lessicale, volutamente umile, no? E di basso registro linguistico,
come scelta di campo francescanamente umile. E qui Oderisi parla di un altro signore, di Provenzano Salvani, dittatore presuntuoso, dittatore di Siena, acerrimo nemico di Firenze. Allora, come avevamo visto alla fine della fabulazione di Umberto, questo, come dire, essere trappolato in questo loop linguistico, fonetico, alliterativo per l'appunto, anche qui al verso 11, ora appena in Siena senti spiglia, quindi all'inizio del dialogo su Provenzan abbiamo lo stesso tipo di fenomeno linguistico. Al verso 114, putta, e ovviamente Firenze, una volta superba anche lei, in realtà, adesso non ha più motivo per esserlo, in realtà, perché appunto ormai è dedita al commercio. Io direi di andare avanti, andrei proprio alla fine, perché questa è la parte, come dire, clou dal punto di vista, per me, esegetico, direi di andare al verso 133. Quando viveva più glorioso, disse, e verso la fine, fino a chiusarlo, e confini. Perché ciò? Perché dopo le due famose battaglie, quelle di Benevento del 66 e quelle di Tagliacozzo del 68, anche Provenzano Salvani inizia la vita del Salvani e declina, e poi da lì appunto a un anno successivo morirà. Ma prima di morire compie un atto riflette un modello, e questo ce lo dice Jacopo della Lana, uno dei primi commentatori della commedia. Jacopo della Lana, il commento Laneo, ci dice, ci ragguaglia in materia, dicendo che Salvani, dopo appunto Tagliacozzo, sa che un suo compagno, sempre di Siena, sempre ghibellino, era rimasto in prigione, e Carlo Giangiò chiedeva una taglia, una somma di denaro esorbitante, 10.000 fiorini d'oro, che è una somma veramente enorme. Che fa Salvani? Lui si fa mettere un tappeto in mezzo al campo di Siena, e lì si mette a chiedere elemosina. Scusate. E la chiede ai suoi stessi cittadini, sui quali appunto aveva esercitato, e la fonte dice, abbondare solebat, in quel punto sui quali con cittadini era solito fare anche, no, lo sbruffone, appunto il dittatore, quello potente di turno, adesso ridotto appunto a chiedere elemosina ai suoi concittadini per arrivare alla somma per riscattare appunto l'amico rimasto in prigione. E questo fatto Jacopo della Lana, per esteso Dante qui in modo più conciso, fa sì che Salvani non debba poi trascorrere quegli anni interminabili, quel magnus annus, no, nell'antipurgatorio, prima di arrivare appunto nella prima cornice, e quindi iniziare appunto questa purgazione più successiva, insomma. Però poi c'è un fatto, e qui mi taccio, c'è un fatto al verso 135, cercate di trovarlo. Liberamente nel campo di Siena c'è l'espressione ogni vergogna di posta s'affisse. Perché tiro fuori proprio questo sintagma? Perché questa è l'acquisizione filologica di fine 8 inizio 900, quindi nel sole novi da questo punto di vista. Pare che derivi dalla leggenda Maior di San Bonaventura,
E Bonaventura scrive: depositacque omni verecundia, San Francesco inizia a fare delle cose. Che fa Francesco? Se è vero che questa frase viene tolta da Dante, appunto, dalla prima biografia ufficiale ancora ai tempi di Dante, perché le precedenti erano state bruciate, come ben sapete, quelle di Tommaso Lacellano. E se è vero che Dante si pasce dalla lettura di Bonaventura, allora anche il contesto in Bonaventura torna utile. E qual è questo contesto? Bonaventura dice: depositaque omni verecundia. Cercate di fare un parallelo fra la vita di Francesco, la conversione di Francesco e la conversione, fra virgolette, di Salvani. Francesco deposta ogni vergogna, si mette a chiedere elemosina a chi? Agli stessi assisani, alla stessa gente con cui appunto era vissuto fino a quel momento. E che cosa fa? Che cosa fa Francesco contestualmente? Inizia a morari, quindi a fermarsi, no? Come Salvani s'affisse in mezzo al campo, quindi a morari dove? Presso la Porziuncola. Quindi il cuore pulsante del francescanesimo, la fonte dell'umiltà francescana, questa piccola chiesa in mezzo appunto alla valle spoletana. E che fa? Dice Bonaventura: debile corpus attritum e iunis oneribus lapidum supponendo, eccetera eccetera. Quindi il corpo ormai indebolito, quello di Francesco in questo torno di anni, chiaramente è ormai malato, consumato dai digiuni e dall'imposizione di massi oneribus lapidum. Per cui evidentemente qui elimina, evidentemente, se è vero che Dante prende consapevolmente questa frase ogni vergogna di posta da Bonaventura, anche il resto dunque pare possibile, ossia che in qualche modo il modello francescano funga da modello di umiltà. Tu come fai come convertito l'umiltà? Raccogli le pietre. Per cui, come appunto all'inizio del canto c'è il concorso, possibilissimo concorso musicato del cantico delle creature di San Francesco, anche alla fine del canto appunto c'è il possibile concorso di un modello francescano di umiltà. Quindi l'umiltà francescana, quale alfa e omega del canto. Adesso lettura. O Padre nostro, che nei cieli stai, non circonscritto, ma per più amore, che ai primi effetti di lassù tu hai. Laudato sia il tuo nome, il tuo valore, da ogni creatura, come degno di render grazie al tuo dolce vapore. Venia ver noi la pace del tuo regno, che noi ad esse non potem da noi, se ella non vien con tutto nostro ingegno. Come del suo voler gli angeli tuoi fan sacrificio a te cantando Osanna, così facciano gli uomini dei suoi. Da oggi a noi la quotidiana manna, senza la quale per questo aspro deserto a retro va chi più di gir s'affanna. E come noi lo mal che avem sofferto perdoniamo a ciascuno, e tu perdona benigno e non guardar lo nostro merto. Nostra virtù che di legger s'adona, non sperimentar con l'antico avversaro, ma libera da lui che sì la sprona. Quest'ultima preghiera, Signor caro, già non si fa per noi che non bisogna, ma per color che dietro a noi restaro.
Così a sé, a noi buone ramogna, quell'ombre orando andavan sotto il pondo, simile a quel che talvolta si sogna. Disparmente, angosciate, tutte a tondo, e lasse su per la prima cornice, purgando la caligine del mondo. Se di là sempre ben per noi si dice, di qua che dire e far per lor si puote, da quei che hanno a voler buona radice? Bensì de loro atar lavar le note, che portar quinci, sì che mondi e lievi possano uscire alle stellate ruote. De, se giustizia, pietà vi disgrievi, tosto sì che possiate muover l'ala, che secondo il disio vostro vi lievi. Mostrate da quel mano in ver la scala, si fa più corto, e se c'è più di un varco, quel che insegnate, che menerto cala. Che questi che vien meco per l'incarco della carne d'Adamo ogni si onde si veste, al montar su, contra sua voglia e parto. Le lor parole che rendero a queste, che dette avea colui che io seguiva, non fur da cui venisser manifeste, ma fu detto: a man destra per la riva, con noi venite, troverete il passo possibile a salir persona viva. E se io non fossi impedito dal sasso, che la cervice mia superba doma, onde portar convienmi il viso basso, cotesti ch'ancor vive e non si noma, guarderei io per veder se il conosco e per farlo pietoso a questa soma. Io fui latino e nato di un gran tosco, Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre, non so se il nome suo giammai fu vosco. L'antico sangue e l'opera leggiadre dei miei maggior mi fersi arrogante, che non pensando la comune madre, ogni uomo ebbi in despetto tanto avante, che io ne morì, come i sanesi sanno, e sallo in campagnatico ogni fante. Io sono Umberto, e non pur a me danno, superbia fa che tutti i miei consorti a ella tratti seco nel malanno. E qui convien ch'io questo peso porti per lei tanto che a Dio si soddisfaccia, poiché io non fe tra vivi qui tra morti. Ascoltando chinai in giù la faccia, e un di lor, non questi che parlava, si torse sotto il peso che l'impaccia. E videmi e conobbemi e chiamava, tenendo gli occhi con fatica fisi, a me che tutto chin con loro andava. O disse io lui, non sei tu, Odorisi, l'onor d'Agobbio e l'onor di quell'arte che luminar chiamata è in Parisi? Frate, disse egli, più ridon le carte che penelleggia franco bolognese, l'onor è tutto or suo, mio in parte. Ben non sarei io stato sì cortese, mentre ch'io vissi per lo gran disio dell'eccellenza ove mio core intese. Di tal superbia qui si paga il fio, e ancor non sarei qui se non fosse che possendo peccar mi volsi a Dio. O vanagloria dell'umane posse, come poco verdin sulla cima dura, se non è giunta dalle tati grosse. Credette Cimabue nella pittura tener lo campo, e ora giotto il grido sì che la fame di colui è scura. Così ha tolto l'uno e l'altro guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Non è il mondan rumore altro che un fiato di vento che orvien quinci, orvien quindi, e muta nome perché muta lato? Che voce avrai tu più se vecchia scindi da te la carne, e se fossi morto anzi che tu lasciassi il pappo e il dindi? Prima che passi in 1000 anni, che è più corto spazio l'eterno, che muover di ciglia al cerchio, che più tardi in cielo è torto.
Colui che del cammin si poco piglie, dinanzi a me Toscana sono tutta, e ora appena in Siena sempi spiglia. Onde era Sire, quando fu distrutta la rabbia fiorentina, che superba fu in quel tempo, sì come ora è putta. La vostra nominanza è color d'erba, che viene e va, quei la discolora, per cui ella esce della terra acerba. E io a lui, tu verdir m'incora, bona umiltà e gran tumor m'appiani, ma chi è quei di cui tu parlavi ora? Quelli è, rispose Provenzan Salvani, ed è qui perché fu presuntuoso a recar Siena tutta alle sue mani. Ito è così e va senza riposo, poiché morì, cotal moneta rende a soddisfar chi è di là troppo oso. E io, se quello spirito che tende, prima che si penta l'orlo della vita, qua giù dimora e quassù non ascende. Se buona razion lui non aita, prima che passi tempo quanto visse, come fu la venuta lui largita? Quando vivea più glorioso, disse, liberamente nel campo di Siena, ogni vergogna di posta s'affisse. E lì, per trar l'amico sui di pena, che sostenea nella prigion di Carlo, si condusse a tremar per ogni vena. Più non dirò che è scuro so che parlo, ma poco tempo andrà che tuoi vicini faranno sì che tu potrai chiusarlo. Quest'opera gli tolse quei confini. Grazie. Benissimo, ci attendevamo un commento e un profilo di questa altezza e quindi siamo molto felici di aver imparato ancora altre cose. Come si conviene in questi appuntamenti nostri delle letture d'Antis, c'è la possibilità per chi ha qualche domanda, per chi ha riflettuto su quanto esposto dal professor Locai, e chi ha inquietudini personali di dantesco può esternarle, può presentarle in questa circostanza. E questa è una parte attiva del modello lettura. Posso magari rompere il ghiaccio io? C'è la collega forse? Ma è una rapidissima osservazione la mia e quindi richiede anche una rapidissima risposta, nel senso che con questo linguaggio del Pater Noster evidentemente Dante offre un modello di lingua umile di tipo, potremmo dire, salmistico. Sì. Quindi a maggior ragione un modello di linguaggio francescano, come dire, a impresa diretta del verbo divino e non circoscritto alle circostanze terrene, alle circostanze umane. Quindi sì, funziona bene l'idea di un modello francescano proprio all'interno di questo, cioè inserito, incastonato fra i canti che distruggono il peccato di superbia, che è peggiore, no? Che dovrebbero. Poi in pratica la sua auto-identificazione. Sì, 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 sì. Colleghi accademici compresi, e naturalmente qui però il modello è offerto con grande potenza. Sì, però è una chiosa magari, non so magari se avete colto, ma il Laudato Si o Laudato Sie francescano traduce già il Sanctificetur, quindi sia santificato il tuo nome,
è già contenuto, incapsulato in questo Laudato Si, Si è, O mio Signore. Per cui chiaramente è una, come dire, un linguaggio, una cifra linguistica volutamente più umile, più chiara, no? Perché sanctificetur, anche in latino, è difficilissimo, fra l'altro. Insisterei anche di più sulla struttura, perché non c'è un parallelismo implicito fra l'incipit del canto e il canto, il cantico è francescano. Ecco, su questo magari più a lungo altrove, in un'altra sede. La prossima, ecco. La prossima magari Paradiso 11, perché no? Sì, grazie. In parte credo che Marcello abbia un po' anticipato, però visto che ha suggerito l'espressione delle nostre inquietudini, io ce n'ho una che riguarda proprio questa cosa del modello che implicitamente si suggerisce, questo modello francescano, tutte le osservazioni che ha fatto a proposito dell'abbassamento, no? Anche di registro, le scelte lessicale, eccetera. Sì. Però l'inquietudine nasce dal fatto che c'è all'interno, nel centro di questo canto e di questi tre canti, insomma, che sono dedicati all'arte. Un trittico sulla superbia. Il trittico sull'arte, al centro c'è questa discussione sull'eccellenza. Sì. Quindi in quale modo lei vede, no, il rapporto tra la ricerca di eccellenza e questo modello, diciamo, di umiltà anche di tipo formale, direi, posto anche che Dante, insomma, la lassa insonanzata, non so quanto la persegua in qualche sì, modo. Sì, 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 cioè, sì. Mi sembra che ci sia, insomma, un aspetto problematico nell'accostare questi due. Un'implicita contraddizione, direi, no? Proprio da parte di Dante. Da parte di Dante medesimo, artista, poeta, letterato, da una parte chiaramente lui sa benissimo, lo ammette ben due volte, io non ho insistito su questo elemento. Troppe le cose poi omesse poi nel canto, in realtà, troppe, e in realtà, fra cui anche questa. No, c'è un problema, c'è una contraddizione in termini. Da una parte lui ammira, no? Odrisi, Franco Bolognese, però è dolorosamente consapevole, no, di essere invischiato in questo meccanismo, no, a cercare appunto il plauso, perché lo è, no? E lui sa benissimo che una volta deceduto anche lui finirà, se non qua, in una zona comunque lì vicino, e dovrà anche lui appunto fare tutto un tragitto di purgazione, no? Con tanto di per cui, no, e c'è una contraddizione, però già insita in lui, credo, no? Da una parte c'è l'esaltazione, cioè dice io so come sono andate le cose, no? È una cronaca, se vogliamo, no? Io sono edotto in materia di miniature, io sono edotto in materia fatto di pittura. Lui che appunto sarà stato a Assisi, avrà visto il ciclo giottesco, io non lo so, forse lei lo sa, io non lo so, fino a Perugia ci arrivò, no? Quindi vide Assisi, però non so se ci sia andato effettivamente, però Giotto, Dante l'aveva conosciuto a Padova, per cui ci sta dicendo che conosce anche la storia, no? Però c'è questo, come dire, meccanismo all'interno, no, dell'eccellenza artistica, che per lui è doloroso. Non dice, non lo fa neanche trapelare in realtà dal canto, però anche lui implicitamente, per estensione della, come dire, del modello, anche lui sarà un giorno superato, no? Per cui la condivisione c'è, però esiste in lui, vive in lui, credo. Non la sento bene, signora. No, volevo solo condividere un ricordo che ho avuto qui a Firenze quando Maurice Béjart ha fatto un balletto al Giardino che di Pau. Maurice Béjart, ah, sì? Che era un grande coreografo, sì, 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 francese, sì, 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 ha fatto un balletto bellissimo in Giardino di Boboli,
e ha rappresentato appunto, si chiamava Per la dolce memoria di quel giorno, quel balletto, e mi è rimasto impressissimo perché è bellissimo, sì. Stato. E lui appunto sembra proprio questa parte finale, la voce che però si perde nell'infinità, cioè lui faceva, i ballerini li faceva fare sempre così, cioè tutto quello che dici è eccezionale adesso, ma nel tempo si perderà nell'eternità, ed era una cosa che faceva accapponare la pelle. Il balletto è stato meraviglioso ed è stato a Firenze tanti anni fa. Come chiosa, quale chiosa a questo suo contributo, ma anche al suo di prima, ultimamente mi sono occupato del Poliziano e di un epitafio, dell'epitafio che il Poliziano compone, sono quattro distici in latino, in morte di Filippo Lippi. Guarda caso, il Poliziano latino, in latino, si pasce, no, della parte centrale del Purgatorio 11, proprio nel sintagma gloria della lingua, quindi fama della nella pittura, nel campo della pittura, diventa in Poliziano appunto picture fama. Che vuol dire? A me, filologo, storico, interessato, un curioso in fatto di storia letteraria, vuol dire che il Poliziano del 400 si serbava ancora memoria di questo passo della commedia, quale cioè paradigmatico per questo meccanismo appunto di artisti che superano artisti. No, Filippo Lippi teneva lo campo, no, ai tempi di Lorenzo Magnifico. Siamo negli anni 60 del 400, 69 per la precisione, con amore a Spoleto, tra l'altro. Per cui appunto questo linguaggio, nel 400 si capiva ancora, c'è lo zampino ovviamente di Landino che aveva insegnato come, aveva insegnato diversamente come interpretare il testo, ovviamente in chiave non solo neoplatonica, ma anche. Per cui vive ancora, per cui evidentemente chi si occupava di arte in senso lato, Poliziano, filologo, letterato, eccetera, poeta, l'aveva riconosciuto in questi versi, e questi versi diventano appunto paradigmatici da questo punto di vista. Lei ci ha appena mostrato il grande interesse che Dante aveva per la pittura, tant'è vero che si parla di Dante come primo critico dell'arte, no? Critico d'arte. Sì. Cioè, invece da più parti si sottolinea il suo disinteresse curioso per la scultura, tant'è vero che non cita mai nessuno scultore e soprattutto i Pisano, che erano, diciamo, i più importanti scultori dell'epoca. Sì e no. Però se lei torna a casa stasera e si rilegge Purgatorio 10, c'è quella tensione, quella gara fra Policleto e la natura. Tutto parte da lì. Allora, Policleto, Dante lo dà come scultore in marmo, in realtà lui usa bronzo, il Policleto vero, storico, antico, no? Questo quindi Dante non lo sa, però come fatto lo presenta come scultore. Quindi questo, come dire, questa gara parte, no, fra te, scultore, e signora natura. Questo è, no? Per cui io non mi sentirei di accogliere questa osservazione a 360 gradi. Sì. Ah, bravo, sì, sì, vabbè, chiaro, bravo. Dall'immagine, sì, sì, della, sì. Non avevo fatto questo con la... Sì, che figura proprio bassorilievi. L'arte umana, e che ha come iscrizione alla propria base quel più non posso, che significa effettivamente in termini, diciamo così, emotivi, non ce la faccio a sopportare questo peso perché la cariatide ha l'architrave, insomma, sì, l'edificio, ma significa anche io in quanto manufatto umano non posso andare oltre questo limite. Sì. E qual è questo limite? Il piangere, avere emozioni come tutte le persone comuni. Ben altra cosa fanno gli artisti, no? In realtà superano. Ma anche questo è un esempio di attenzione a un elemento scultoreo di cui poi ora forse a freddo non riesco a ricordarne altri, ma di cui la cultura dantesca è ovviamente pervasa.
cioè questo elemento ecfrastico a Purgatorio 10, importante, però e viene inficiato il nostro discorso qua in parte, perché verosimilmente quei bassorilievi li aveva disegnati Dio, non mano umana, per cui non saprei se non l'artista con la maiuscola voleva dire qualcosa. Professore, intanto la ringrazio per questa illustrazione bellissima dell'undicesimo del Purgatorio. Ecco, mi veniva in mente una domanda a riguardo, ecco, dell'importanza della schiatta del sangue qui di Guglielmo Aldobrandesco, per chiederle, ecco, nel decimo dell'inferno, ecco, anche Dante da importanza, ecco, anche alla sua dischiata, alla sua parte politica, nel dialogo con Farinata, come cambia procedendo, ecco, nel percorso di elevazione dell'uomo Dante verso cime di beatitudine più alte, questo il peso, ecco, che il poeta dà alla famiglia, alle questioni di parte, di schiatta. Grazie per la domanda, bellissima voce d'attore, tra l'altro, che ho sentito benissimo. La risposta è non lo so, ma perché ci sono molti elementi qui sul tavolo. Non le sembra strano che Farinata, colui che aveva difeso, perché a Rempoli volevano far fuori Firenze per raderla al suolo, no, distruggerla completamente, e Farinata, fiorentino, dice no, per lui, è lui che finisce all'inferno, mentre questi altri signori, mi riferisco ovviamente implicitamente a Salvani, qui, ce la fanno, perché in purgatorio ce la fai, ce la farai, no, prima o poi. Qui avverto un'ammirazione maggiore per Farinata a Inferno 10 rispetto a quanta non ce ne sia qua, a Purgatori 11. Viene fuori un Umberto rampollo un po' inutile, no? In realtà, posso dirlo così? Un po' inutile. Per cui è come se Umberto, come dire, si condannasse ancora da solo, no? Il linguaggio, quel loop fonetico cui ho provato a riferirmi prima, ne è dalla dimostrazione. Lui non ce la fa a uscire, e Dante appunto lo guarda, lo mette lì e dice ma tu fai tu, no? E continuerà appunto a andare in giro per la precornice, per parecchio ancora. Per cui Dante poeta qua, Dante poeta nel frattempo è anche maturato, sono passati alcuni anni, e ovviamente almeno 4-5, quantomeno appunto. Per cui l'esperienza dell'esilio lo fa, come dire, distaccare di più dalle cose. Quindi, guarda un po' questo. Per cui c'è una maggiore maturità da questo punto di vista, e appunto Dante comunque ha bisogno di affermare, sottolineare, ribadire il concetto di nobiltà individuale, perché non gli rimane altro in realtà. Grazie. Grazie a lei. Curiosità? No? No, no, appunto, sì. Ok. Grazie. Grazie per l'attenzione. Grazie.